Sigla. Radio Raccontiamoci. Food sounds good. Cibo e musica, connessioni e benessere a cura della dottoressa Benedetta Callegari. Conduce Simona Tonini. È partita la sigla con un leggero ritardo. Stasera salutiamo la dottoressa Benedetta Callegari. Buonasera Benedetta. Salutiamo, poi ci presenterà il tuo ospite Gianmaria Lodigiani. Doveva esserci Roberto Forti, Robby Forti, l'altra metà di Radio Raccontiamoci. C'è stato un cambio, un ricambio all'ultimo momento. Sono contenta di esserci io per questo nuovo appuntamento di Food Sounds Good, perché Benedetta ci porta sempre dei personaggi, insomma degli ospiti molto particolari che ci raccontano sia di vino, in questo caso stasera, che di musica. Quindi la curiosità anche per chi ci state qui, ascoltate fino alla fine, perché oggi l'ospite è veramente speciale. Lascio a Benedetta l'onore di presentarcelo. Ciao a tutti, buonasera, è un piacere ritrovarvi col nostro appuntamento mensile. Stasera avremo come ospite Gianmaria Lodigiani, nonché lo Svinato, un ragazzo di Piacenza che si è brillantemente diplomato al Conservatorio di Musica del Nicolini, ma come passione non ha solo la musica, ma anche il vino. In una delle primissime puntate che abbiamo fatto nella prima edizione di questo podcast, avevamo parlato di vigneron e musicisti che utilizzavano la musica in vigna. Un esempio era Gabriele Di Prato, che girava in Valserchia con un trombone tra le sue vigne per stimolare la crescita dell'uva e avere un vino migliore. Il musicista Ezio Bosso aveva creato alcune sue opere che potevano influenzare il processo di rifermentazione in bottiglia dei lieviti. Il famoso Beppe Vessicchio, il direttore d'orchestra che è immancabile a Sanremo, produce vini con il metodo Freeman. Anche in questo caso è una tecnica di armonizzazione che porta miglioramenti e longevità delle vigne. E adesso noi ce l'abbiamo come ospite un interessante vigneron violinista che ci spiegherà un po' le sue passioni e le sue tecniche. Ciao Gianmaria, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Dunque, tu hai questa viticoltura nomade, e che cosa vuol dire? Racconta. Allora, viticoltura nomade perché, intanto perché io di natura mia mi sento nomade, e poi perché ho queste due vigne in Val d'Arda che sono in due luoghi diversi, e quindi insomma, poi vinifico in un altro luogo ancora, è tutto molto, come si dice adesso, diffuso, no? Come gli alberghi diffusi. E poi in realtà perché appunto io adesso sono in Val d'Arda, però il mio primo vino l'ho fatto coltivando le uve in Val Trebbia. Poi ci siamo spostati abbastanza da sé con la mia compagna qui in Val d'Arda perché doveva nascere il nostro piccolino e quindi io ho fatto le uve in Val Trebbia, ma poi le ho vinificate qui in Val d'Arda, quindi mi piaceva questa idea di nomadismo vitivinicolo, che è un po' un'idiosincrasia, no? Perché insomma, di solito la viticoltura e l'agricoltura sono la cosa più stanziale in assoluto, e invece appunto mi piace questa idea di anche in un certo senso di non appartenere a nessun luogo, ma di appartenere a tutti i luoghi, insomma. E questo è il motivo per cui... Bellissimo. Viticoltura nomade. Bellissimo. Tra l'altro tu ami recuperare anche vigneti molto antichi, giusto? Il primo vigneto aveva una quarantina d'anni quando l'hai ripreso in mano. Sì, è un vigneto E di più che 40 altro... anni. Prego, scusami. Dimmi. Donna, No, racconta, dicevo che racconta. è un vigneto di 40 anni, quindi un vigneto tanto longevo, e questo è già un merito per il vigneto. È un vigneto che io ho un po' rimesso in sesto perché era, diciamo, utilizzato per una viticoltura intensiva, quindi grandissima produzione di uva, meccanizzata, e
che è un po' all'opposto della mia filosofia agricola e produttiva, e io, diciamo, con grande impegno e grande fatica l'ho riconvertita in una vigna basserese, quindi questo mi permette di avere una vite molto vecchia che quindi produce già di per sé frutti intensi, con basserese e quindi frutti molto 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 buoni e genuini, e conseguentemente un vino che ha delle caratteristiche e una personalità molto molto spiccata. Benedetta, gli chiedo una Tu hai... cosa, un secondo, ma Sì. questa curiosità, cioè andare a trovare i vigneti antichi, da dove nasce? Comunque, qual è il tuo informatore? Come fai? Susi, se ci puoi dare un suggerimento, è curiosissima questa cosa. Allora, l'esigenza di trovare vigne vecchie è semplicemente la necessità, cioè la necessità di avere delle vigne. Di non dover piantare un vigneto ex novo, perché per fare ciò bisogna avere intanto una terra di proprietà o in affitto, bisogna piantare le vigne, ci mettono almeno 3 anni per entrare in produzione, quindi insomma è tutto molto molto complicato. Siccome io appunto sono un violinista e la mia principale attività è quella di violinista, volevo fare questa cosa della viticoltura come divertimento, come palestra, e quindi avevo bisogno di avere subito delle vigne. Siccome, ahimè, ci sono tante vigne semi-abbandonate o appunto in stato di abbandono, andando a girare un po', mi sono imbattuto in questa vigna che mi è stata proposta e io l'ho accettata molto volentieri. E il mio informatore, come tu chiedevi, è un amico Che conosce il che in realtà territorio, non è magari. che conosce il territorio, in realtà sì, è un amico viticoltore che aveva già tante vigne e non aveva la possibilità di prendere anche queste, quindi mi ha proposto, mi ha detto: guarda, c'è questa signora che vuole affittare questa vigna. E io l'ho vista, sono andato lì con un altro mio amico produttore molto famoso qui in provincia di Piacenza, di cui non faccio il nome, e mi ha detto: ma guarda, questa vigna potrebbe essere molto interessante. E allora, beh, a quel punto ho detto: perché no, mi butto. Era un'impresa folle, perché non sapevo dove sarei andato a parare, anche perché, ripeto, era la riconversione di un vigneto, insomma, era una cosa abbastanza complicata, però sta dando i suoi frutti, sono molto Molto contento. interessante. Anche perché tu non usi pesticidi, diserbanti, concimi chimici, solo rame, zolfo e oli essenziali, giusto? È proprio completamente naturale il tuo vino. Esattamente, esattamente, faccio un vino, il mio vino si fa in vigna, cioè c'è tutta la parte agricola che è preponderante, e quello che si fa in cantina è solo una sorta di accompagnamento della trasformazione dell'uva, un accompagnamento che si fa ovviamente con grande osservazione, perché non usando composti chimici di sintesi. Ci vuole tanta osservazione, però appunto si accompagna a questo processo di trasformazione dell'uva in mosto e poi in vino, appunto cercando di osservare il più possibile, fare i minimi interventi che sono travasi e cose di questo tipo. Ma ripeto, il vino si fa in vigna, cioè il prerequisito fondamentale è avere uva di qualità totale, cioè io se c'è dell'uva che non è perfettissima la taglio, ma la lascio cadere per terra, cioè. E questo appunto mi permette di non dover utilizzare coadiuvanti enologici di tipo chimico. È veramente una spremuta di uva il mio vino. È la primissima vigna che hai avuto, che cos'era? La primissima vigna è stata in Val Trebbia, a Donceto, una piccola vigna che ho recuperato anche lì, una vigna di Ortrugo e Malvasia. Ortrugo, Ortrugo e Malvasia. Adesso invece questa invece la prima vigna vera che ho preso in Val d'Arda è una vigna di Malvasia, Trebbiano Romagnolo e Moscato, e anche un po' di Ortrugo. Una vigna molto vecchia, quindi con queste varietà, appunto
autoctone, che sono l'ortruga e Malvasia, ma anche Trebbiano e Moscato, che sono vitigni che una volta qui si utilizzavano molto, poi sono lentamente negli anni Ottanta purtroppo andati un po' in disuso per vari motivi, perché il Trebbiano si diceva venisse bene in altri posti, stessa cosa per il Moscato, era famoso, no? Il Moscato d'Asti negli anni Ottanta, e quindi la maggior parte delle persone che avevano viti toglievano gli impianti per metterne altri, invece questa vigna è rimasta miracolosamente lì e quindi ho la fortuna di avere queste varietà molto vecchie, insomma, è molto interessante. Quindi il tuo primissimo figlio in cantina è stato Passgat? Perché tu hai due vini che hanno due etichette con nomi piacentini che secondo me sono molto caratterizzanti, iconici e anche divertenti. È Passgat e Sì. Sì. Sadit, giusto? Passgat Passgat, e pesce Sadit e gatto, per chi non è. quest'anno. Esatto, sì. Traduciamo, Benedetta. Passgat, pesce gatto e Pesce l'altro? gatto per chi non è piacentino e Sadit è cosa dici, giusto? Esattamente, sì, esattamente. Beh, intanto questi nomi mi piaceva usare, siccome sono vini molto territoriali i miei, mi piaceva che appunto che avessero dei nomi che richiamano il territorio piacentino. Poi in realtà quando vai fuori nessuno sa cos'è un Passgato, cosa voglia dire Sadit, poi tu magari glielo spieghi, insomma c'è questo gioco che è abbastanza divertente, a me piaceva e devo dire che è piaciuto anche alle persone che hanno assaggiato il Ai vino. Piaciuto e piacentini è piaciuto piaciuto? Ai tantissimo. piacentini? Ma meno male, se è piaciuto ai piacentini va Tantissimo. bene. Sì. Sei stato, ti hanno dato l'ok, bene. Fortunatamente sì. E legando un po' i tuoi due mondi, Gianmaria, quando bevi un bicchiere di vino che sia soprattutto uno dei tuoi vini o anche degustando un vino che ti piace particolarmente, tu senti una musica, associ una melodia, ti canta il vino? Questa è una bellissima domanda a cui non avevo mai pensato, mi metti in difficoltà. Sì, comunica, diciamo, comunica più che cantare, perché anche la musica in realtà è un mezzo, no? È un mezzo per comunicare e devo dire sì, comunica tantissimo perché non lo dico perché sono i miei vini, non voglio, come dire, darmi nessun tono, però sono vini che hanno personalità e che comunicano tantissimo, perché appunto per il tipo di agricoltura, secondo me, estremamente responsabile che pratico, e quindi poi questo si riverbera in bottiglia assolutamente, cioè sono vini che hanno qualcosa da dire, che comunicano tanto, comunicano il territorio, comunicano una loro personalità, forse anche una mia personalità, diciamo in secondo luogo, ma comunicano tanto, sì, decisamente. Poi possono piacere o non piacere, poi è una questione sempre di gusti, ma sono vini che hanno, veramente, scusate se, ma hanno veramente qualcosa da dire, ecco, secondo me, perché c'è un'intenzione dietro, abbastanza precisa, c'è tanto amore, come tutte le cose devono essere fatte con amore. Passa Sono fatte con attraverso. amore, hanno qualcosa da comunicare. Sì. Poi possono piacere, ripeto, o non piacere, ma l'amore fa muovere tutto, no? Come diceva anche Sì, può Sant'Agostino. muovere il mondo. Sì. E Comunica, se tu insomma. dovessi, associare, so che la tua esperienza musicale è immensa, quindi magari difficile. Però se dovessi selezionare e associare una melodia, una musica ai tuoi vini, che cosa sceglieresti? Per Passgat e per Sadit? Anche qui è una domanda bellissima, dovevamo prepararci prima. L'hai lasciato a bocca aperta, ma hai tempo un attimino di Perché a pensarci, me piace diciamo che molto, l'ultimo no? li metti in difficoltà. Sì, questa esperienza anche internazionale di Gianmaria, perché
Io ho letto il suo curriculum che ho pescato un po' anche via internet e ha veramente suonato ovunque con delle orchestre importantissime, dall'orchestra da camera di Mozart al quartetto Arcadi, è andato in Giappone per fare un tournée, cioè, quindi c'è un'esperienza veramente molto, molto affascinante. Ha partecipato anche a orchestre sinfoniche della RAI di Torino, del Teatro Regio, della Venaria, cioè della Fenice di Venezia. Cioè. Quindi mi piace, no, immaginare che in questa sua esperienza ci possa essere, quando degusti un vino, una musica che ti sale un po' spontaneamente. Io amo la musica in tutti i suoi generi, ma non so suonare, ahimè, nessuno strumento, e questa è una cosa che riparerò prima o poi, soprattutto quando i figli saranno un po' più grandi. E quindi sono molto affascinata da chi invece di conoscenza musicale ne ha un'infinità. Allora mi piacerebbe vedere qual è l'emozione che ti creano proprio poi i tuoi vini, perché è una cosa tutta tua. Adesso ce lo dice. Ti è venuto Certo, in mente e qualcosa che intanto suggeresti? se posso permettermi sulla musica, come dicevi, prima o poi inizierò, lo voglio dire a tutti, c'è sempre tempo per la musica, non è mai tardi, quindi si può sempre iniziare a qualsiasi età, qualsiasi strumento, se c'è la voglia, il desiderio, non bisogna mai aver paura di iniziare a fare musica, non è veramente mai troppo tardi, quindi ecco. Lo dico sia Benedetti a tutti, se avete questo piccolo desiderio dentro di voi, no? Che sentite, buttatevi, fate sempre tempo a smettere, no? In caso le cose non Sì, male non ti funzionassero o puoi vi fare se ti butti in stancaste. queste cose. Esattamente, esattamente. E invece tornando alle melodie o diciamo ai compositori da associare ai miei vini, allora direi che per il Pasgat ve lo posso far vedere. Così vi Prego, faccio vedere volentieri. l'etichetta. Mi rimetto gli occhiali. Che Vai, sì. bello. Eccola. Bellissimo. Ma le Per il etichette, Pasgat. intanto ti chiedo, le fai tu? Le etichette le fai tu? Le fate voi anche le etichette? No, per l'etichetta parto da una mia idea e poi la sviluppo insieme a un grafico professionista Perfetto. molto, molto, Comunque sì, molto, l'idea è molto tua. bravo. Ecco. Sì, diciamo, l'idea parte da me, poi lui mi aiuta nella realizzazione Ok. grafica, ecco. E niente. Va un po' via la voce, Gian Maria. Gian Maria Pasgat, si è frizzato. Aspettiamo un attimino, che è magari. un vino, è un riferimento primavera in bottiglia. È un vino fresco, è un vino agile, è un vino quasi da merenda, diciamo. Io lo associo a Stravinsky, che è un autore poliedrico che ti spiazza, che non riesci mai ad inquadrare. È un autore estremamente tagliente, agile, però che ha una sua grande profondità e questo secondo me è una caratteristica di questo Pasgat 2021, che è finito, parentesi, vabbè, sto parlando di un vino che in realtà è finito, ma vabbè. No. Fortunatamente è finito. E invece ne ho ancora qualche bottiglia, se qualcuno viene a trovarmi, sicuramente gli farò assaggiare anche il Pasgat. Una bottiglia dal cilindro salta fuori, non preoccupatevi. Io mi E prenoto, voglio invece l'altro assolutamente vino, riassaggiare tutto. aggiudicato. E invece l'altro vino, il Sadit, questo qua. Allora, aspettate che sono un po'. Un po' più in qua, Ok, perfetto. il Sadit è un vino che io associerei sempre a un autore russo, però di più profondità, non so, un Rachmaninoff,
qualcosa di estremamente caloroso. È un vino molto caloroso perché è un vino macerato sulle bucce. Adesso non sto lì a parlare di macerazione perché sarebbe un argomento un po' lungo, però diciamo che è un vino bianco fatto come se fosse un vino rosso. Cioè il mosto rimane a contatto per tanti giorni con le bucce in questo modo rilasciano tannini e polifenoli, quindi grande struttura, grande corpo in bocca. È un vino che ha bisogno di tempo, infatti sto iniziando proprio adesso perché ha bisogno di tempo, però è un vino di grande rotondità, di grande corpo e di grande spessore, secondo me. Un vino Secondo da me la musica di meditazione. Rachmaninoff. Sì, in un certo senso sì, Più meditativo. non è proprio. Sì, un po' più meditativo, diciamo che è un vino da accompagnare con cibi di un certo tipo, cioè cibi magari con intingoli, pesci un po' più grassi, minestre, è un vino, formaggi soprattutto, è un vino perfetto con i formaggi, perché ha una punta di residuo zuccherino che viene bilanciata dal tannino che dà veramente grande corpo alla beva, quindi sì, con i formaggi si abbina molto bene. E stavi lavorando anche su un vino rosso, giusto? C'è un nuovo figlio in arrivo, una nuova bottiglia in arrivo. Ogni tanto si blocca un po' l'immagine. Si blocca un po' perché c'è un po' Simona, internet che va e però io viene, forse li c'è qualcosa assaggerei connesso. con No, questa poi oltretutto, descrizione. ascolta Benedetta, noi facciamo sempre questo orario, no? La puntata. E tutti i tuoi ospiti ci mettono sempre l'acquolina in bocca. No, assolutamente, ma è bellissima. Poi Benedetta, intanto che aspettiamo Gian Maria, quando ti ha parlato della musica, osate, perché poi lui ha osato. In realtà anche rispetto a questa passione per la terra, per il vino, per andare a recuperare giustamente per necessità i vigneti, diciamo, dimenticati, poi però una grande passione ci vuole per metterli ancora in vita. Quindi è una Beh, dimostrazione, però eccolo qua Gian Maria, che la chi ha volontà passione per la musica, porta secondo con me, ha passione proprio per la vita, quindi non sé. può che mettere passione in tutto quello che fa. Stavamo Se te ne sei dicendo del andata, tuo abbiamo vino rosso, parlato poi sei bene di te. scappato. Devi accendere l'audio. Sei rientrato solo col video, Gian Maria. Non so se ci senti. Prova. No, adesso te l'ha tirato via. C'è Vediamo perché. il micro. Ok. Adesso c'è. Noi non ti prova a parlare? È un segreto questo nuovo vino rosso, Benedetta. Non dovevamo chiedere il vino Non dobbiamo chiedere. rosso. Niente, ho Non fatto si la domanda sente sbagliata. l'audio. Non si sente più niente, Gian Maria. Comunque, volevo dire Prova. anche che questo no. Se vuoi provare, intanto che parliamo con Benedetta, a uscire e rientrare, prima di rientrare controllare l'audio, così secondo me magari riusciamo, ok? A riaverti qui con noi. Stavo dicendo, Simone, che questo ragazzo proprio ha passione per tantissime cose e anche a livello di musica fa parte di tantissimi progetti. Uno fra i tanti è Musician for Human Rights e il progetto Tammino, che sono stati promossi dall'orchestra di Mozart nelle carceri, negli ospedali pediatrici, nelle scuole, proprio per sostenere e aiutare le persone più bisognose, fare compagnia, no? Portare qualcosa di bello anche nelle loro vite, nei momenti difficili. Oppure fa parte anche del Musicians Without Borders, che invece è un'organizzazione internazionale che ha sede nei Paesi Bassi, che nel 2018, e nel 2018 Gian Maria si è formato come trainer per creare laboratori
progetti di vario genere in cui si fondono musica, movimento e creatività e favoriscono proprio l'inclusione dei rifugiati oppure persone con disabilità psicofisiche, soggetti proprio di qualsiasi età e provenienza. Quindi è molto, quindi ha molta passione proprio per la vita, oltre che per la musica e per il vino. Quindi immagino che cosa ci possa essere dentro in uno dei suoi bicchieri di vino. Assolutamente. Molto, Chissà sono se in molto giro ha mai curiosa. trovato un vino simile, invece ha mai assaggiato, se riusciamo a chiedere un vino che richiamasse i suoi, anche quello, no? Magari in giro ha detto, ah, guarda, questo vorrei averlo fatto io. Vediamo un attimo, chi lo sa, vediamo se Glielo rientra. chiediamo. Intanto, giusto per Sì. eccolo, eccoci qua. Allora, io non chiedo più niente del vino Mi rosso. sentite? Sì. Ci sentiamo, Ok. sì, Gianmaria, sei tornato Bene. intero, audio e video. Simone, Eccomi avevo una bella qua. domanda per te. Ti faccio una domanda perché parlando del fatto che musica associa ai tuoi vini, che è sempre una cosa molto bella, che tipo di musica ti comunicano, ma andando in giro per il mondo, no? Quindi tu avrai assaggiato dei vini, quindi mi veniva in mente di chiederti se ne hai trovato qualcuno che hai apprezzato e che hai detto a questo vorrei averlo fatto io. Perché poi c'è, no, questa cosa, c'è l'assaggio. Ce ne sono tantissimi, ovviamente. Allora, sì, mi viene in mente sicuramente, no, ce l'avevo già in testa, ma stavo pensando se ce n'erano altri, ma la risposta è senza dubbio i vini di Cascina degli Ulivi, insomma, del compianto Stefano Bellotti, che è un'azienda di, se non mi ricordo male, Novi Ligure, comunque provincia di Alessandria. Zona del Gavi, queste zone qua. È uno dei pionieri della biodinamica in Italia, quindi appunto agricoltura responsabile, vini di grandissimo, grandissimo spessore, di grande profondità, vini con un'anima immensa. Sì. E quindi sì, Vedi. i suoi vini bianchi soprattutto, Cascina Ok. degli Ulivi. Il Tu Monte sei Marino, per proprio un amante esattezza, dei vini bianchi. è uno dei vini bianchi. Sì, decisamente sono, il mio obiettivo è migliorarmi nei vini bianchi, perché è un po' anche una sorta di sfida, perché siamo stati abituati negli ultimi 50, 70 anni a bere soprattutto vini bianchi imbottiti di chicca, perché il vino bianco è estremamente delicato, è per quello che è difficile fare vini bianchi, e quindi è una sfida con me stesso nel cercare di fare un qualcosa di pulitissimo e che sia anche buono. Insomma. Poi mi piace anche a livello proprio gustativo rispetto al vino rosso. Una preferenza, sì. Ma da nutrizionista, Quando viene. Benedetta, faccio io una domanda a te un attimo. Il vino bianco. Cosa ci dici da Sì. nutrizionista, da tecnologa alimentare? Dici una cosa, poi ti andiamo avanti. Si può. Beh, allora, sì, il vino rispetto sicuramente dei superalcolici ha molte cose da dare, dei nutrienti, quindi senza ovviamente eccedere bevendo responsabilmente, si può Certo. bere, ma per chi ha passione, non ti dico tutti i giorni, ma se non hai particolari problemi digestivi o insomma, di colesterolo alto, banalmente, anche questi, perché Sì. no? Il vino ti dà anche quel qualcosa in più quando sei a pasto, completa un po' il tuo pasto. Per le donne è sempre consigliabile rimanere su un bicchiere, gli uomini anche un bicchiere e mezzo, sai, dipende sempre un po' dalla struttura e dalla massa. Un uomo ha molti più muscoli e quindi può permettersi qualcosa di più. Il vino rosso ha qualche proprietà antiossidante in più rispetto al vino bianco, però Lì c'è il quando poi un gusto vino è personale. buono, la mineralizzazione del vino, i minerali quindi che contiene sono sicuramente sempre d'aiuto.
oltre che Quindi a chi alle ci sta papille gustative ascoltando, e al relax che danno. sempre con un po' di Eh sì, riguardo a stasera. stasera, se avete un vino in casa, insomma, un goccino non fa male, prego. Sì, no, no, stappare una bella bottiglia e Ah. versarsi un buon bicchiere di vino, assolutamente, volentieri, volentieri, porta proprio pace e relax, ancora meglio se durante Perfetto. il pasto magari, e poi ci può scappare anche ogni tanto l'aperitivo, guai. Il vino d'accompagnamento, il vino che conclude un po' la giornata, sicuramente. All'inizio poi della trasmissione, Gianmaria, io facevo riferimento a qualche vigneron, veramente a qualche musicista che porta la musica all'interno delle vigne. Ci sono due enogastronomi austriaci, soprattutto Thomas Köberl e Markus Bachmann, che suonano tantissimo Mozart nelle loro vigne, perché pensano che a livello di vegetazione aiutino, la rendano speciale, in particolar modo la sinfonia numero 41. Tu proveresti a suonare le tue vigne? Hai provato? Ti piacerebbe condividere la tua bravura, la tua passione con le tue vigne? Sicuramente è bello fare, sarebbe bello fare eventi, concerti in vigna, questo sicuramente. È una cosa molto che mi sono ripromesso di fare prima o poi. Solo che per quanto riguarda invece i benefici, su questo non mi posso esprimere perché non lo so. Ecco, io voglio sperare che sia così. Mi piace che sia così. Sicuramente la musica ha un buon effetto sul vigneron, cioè su colui che sta Beh, allora lavorando in devi vigna. Per sicuramente esempio, io condividere l'evento. Eh beh, sì, ma soprattutto quando, per esempio, io porto d'inverno e fa molto freddo d'inverno. Sul freddo dell'inverno, Benedetta, si è disattivato. Gianmaria, noi non ti sentiamo. È in Val d'Arda o è via? Ci parla dalla Val d'Arda, forse. Adesso va via anche Benedetta. Insomma, questo è l'orario del web, forse. Vediamo un attimo se riusciamo a recuperarli. Per chi ci sta guardando. Adesso siamo qui a Food Sounds Good con Gianmaria Lodigiani, violinista, vigneiolo dei vigneti Lo Svinato in Val d'Arda, che adesso insomma abbiamo un attimo una perdita di collegamento e ci ha raccontato della sua passione. Lui è violinista, ma ha anche recuperato dei vigneti antichi a cui ha ridato vita e produce dei vini in numero limitato. Però diciamo la sua passione è il vino bianco, quindi è quello che sta cercando di coltivare di più. Adesso vediamo se riusciamo a recuperare Benedetta. Gianmaria, mi senti? Mi senti Gianmaria? Prova. È andato via l'audio e abbiamo perso anche Benedetta. Vediamo se rientra. Eccola qua. Vediamo, la facciamo rientrare. Prova a dire qualcosa, Gianmaria, vediamo. Tornato, è andato. No. Oggi. Eccola, Simona, dove sei stasera non ce la scappata? facciamo. Non sei scappata. Sei Ma non andata a lo so, assaggiare un mi stavo vino. ascoltando Gianmaria, E sei improvvisamente è crollato sparita. tutto. Oh mio mio.
Il web ci sta abbandonando, internet. Ho provato a spiegarmi, cioè, magari chi si collegava in quel momento, di cosa stavamo parlando. Adesso Gianmaria era ricomparso, insomma, adesso vediamo se riusciamo a Non ce ricollegarci. lo siamo. Il bello della diretta, il bello Lo del so, bello dramma della della diretta diretta, di il stasera. bello è il dramma, assolutamente. Adesso lo recupero, Gianmaria. Ho visto che a un certo punto sei rimasta da sola. Da sola, esattamente, Ti ho avevo parlato abbandonato, con sei rimasta da loro. sola improvvisamente. Sì. Eccolo qua. Ci senti, Gianmaria? Tu sì? Prova, Non mi prova a sento. parlare. Siamo tornati. Quindi in questo momento ti servirebbe proprio un bel bicchiere di vino consolatorio, no? Io, vabbè, aspetto. Mi hanno abbandonato, mi consolo. Guarda, niente. Ha un po' di difficoltà. Probabilmente non c'è molto campo. Ok, no, io No, vediamo se riusciamo non a. vedo più Gianmaria. No, no, Gianmaria è andata, vediamo se poi riusciamo a riportarlo. Quindi diceva che in Stavolta non ho neanche realtà. chiesto del vino rosso, è partito da solo. Bardito da solo. Dicevamo che in realtà forse lui non ha mai suonato quindi nei vigneti, nonostante. Adesso vediamo cosa. Se ce ne Però parla. sai che quest'ora probabilmente è un orario in cui In internet va un punta. po' in tilt, probabilmente tante persone si collegano e scappa la rete. Scappa Mi la rete. sentite? Io non vi Sì! Però ecco, allora sentite. ne approfitto allora, per parlare un po' dei vini di Gianmaria. Sì. Guarda. Sì. Intanto ne approfittavo per dire che il Passgat. Ah, sì. Parla, parla Benedetta, secondo me ti arriva la nostra voce in Non ritardo. sento Adesso niente. Gianmaria, No, la voce c'è. non sento niente. Mi senti Gianmaria? Mi senti? No. Mi hanno rilasciata sola. Adesso vediamo se riusciamo a riportare in trasmissione Gianmaria e la dottoressa Callegari, Benedetta, per parlare un po' di questi due vini a cui Gianmaria ha dato un nome assolutamente piacentino. Eccola qua. Ciao Simo, mi Ciao! senti? Ecco. Quanto tempo! Ti sento! Ho cambiato strumento Ok, adesso, sono va passata al bene, computer, ho detto proviamo. magari mi raggio un pochino Esatto, di più. dai. Vediamo, intanto parliamo dei vini di Rispetto al tempo, mi Gianmaria, poi centro un vediamo po'. se rientra. Beh, infatti. Ma mi stavi dicendo perché ho perso un pezzo. Sì, mi stai dicendo perché ho perso un pezzo. Mi dicevi che, vabbè, concordavamo sul fatto che non ha mai suonato in vigna, ma che gli piacerebbe, giusto? Se non ho capito male, diceva che vorrebbe creare anche un concerto in vigna. Io sono in prima fila, mi metto in prima fila Ci chiama e noi andiamo, per assolutamente. sentire. Esatto. Anche perché ha fatto delle citazioni di musica, l'abbinamento che ha fatto con il suo vino e i compositori non sono i soliti, no? Il solito Mozart o il solito Bach, ha comunque citato musicisti. Eccoci, Ciao eccolo! Gianmaria. Gianmaria, non Ti chiedo abbandonarci, scusa. vediamo. Ma Ti stasera preoccupare. è così, io ho cambiato mezzo di comunicazione, sono passata al computer perché vedo che anche il mio cellulare mi abbandona. Prima che te ne vada, dicevamo, tu vorresti portare questi concerti, quindi non l'hai mai fatto, sarebbe una cosa che vuoi fare. Assolutamente sì. Prima o poi mi piacerebbe
fare qualche evento in vigna con concerto, non per forza mio, musica nella vigna, ci sono già altre realtà che lo fanno, quindi è sicuramente una bellissima idea, anche perché così si avvicina la gente a quello che è fare il vino, con la scusa, diciamo, del concerto o dopo il concerto, così, perché la maggior parte delle persone fa un po' fatica, cioè chiunque non fatica, prima di fare viticoltura riesce bene a capire che cosa voglia dire fare il vino, che cosa voglia dire essere in una vigna. Insomma, è una cosa molto bella, davvero molto bella, che auguro a tutti di poter provare prima o poi, cioè vedere quello che succede davvero nell'ecosistema vigna è una cosa splendida. Insomma, si vedono cose veramente molto belle. Per Concordo. esempio, mi Il capita mio di vedere primissimo. anche quando. Sì, Prego. scusami, non volevo interromperti. No, no, prego, prego, mancherebbe. No, il mio primissimo lavoro serio post-università è stato un progetto con l'università, con l'Istituto di Ricerca di Enologia in una cantina in Piemonte. È un mondo che ti rapisce e tuttora quando mi capita magari di fare degustazioni e di visitare le cantine, entrare e sentire questo profumo, non per forza di vino, ma di mosto, di vinificazione, è fantastico. Mi ispiri anche nel pensare che per avere un vino non bisogna per forza avere una cantina con un vitigno enorme, ma questi campi, andrò a cercare qualche campo abbandonato e inizierò a mettere le mani nella terra. Con molta gioia. Bello, molto bello. Io volevo Spero di chiedere, avere tanti Benedetta, vini da. prima che vada via Gianmaria, dov'è lo svinato in Valdarda, dove si trova? Che così ci dai un'indicazione, una località. Prima che te ne vada ancora, un attimo, vediamo se ce lo dici. Io Sì, sì, dove si trova lo posso rispondere svinato? Dove io? ti trovi? Ah, Sì. scusate, avevo un po' perso. Allora, mi trovate se volete venirmi a trovare fra Vigolo Marchese e Castellarquato, indicativamente, a grandi linee. Le vigne sono una a Diolo e una a Castellarquato, però appunto nella filosofia del nomadismo mi trovate fra Vigolo Marchese e Diolo. E soprattutto mi potete trovare prima ancora di venire fisicamente su Instagram, sulla mia pagina Instagram dello Svinato, che utilizzo, diciamo, come così per diletto, per informare un po' su quello che mi piace fare in vigna, in cina. Quindi sulla pagina Instagram lo Svinato mi trovate facilmente. Se digitate lo Svinato, questo sarà quello che trovate come logo. È il mio logo, è giusto così, non è al contrario, è proprio un S rovesciata, volutamente rovesciata, perché rappresenta un po' l'infinito. E questo infinito però comunque è racchiuso fra il cielo e la terra, che sono insomma i due elementi fondanti della natura, no? Certo, bello, che bel Perfetto, così significato. intanto Ti andiamo a cercare, se ci risparisci sappiamo dove trovarti. Prego, Benedetta, se hai altre domande, sì. i tuoi vini dove si possono trovare, oltre che da te? Dove possiamo degustare i tuoi vini? Allora, i miei vini a Piacenza in pochi posti, perché fino adesso non li ho molto proposti a Piacenza per vari motivi, perché i vini piacentini a Piacenza mi faceva molto piacere farli in provincia, distribuire in tanti in Italia. Però a Piacenza ci sono un paio di posti che ce li hanno, e sono: uno è la Pirena, Ignasso, che è insomma una trattoria storica nel cuore della Piacenza Vecchia, che
adesso è gestita anche dal figlio giovane, molto bravo, molto appassionato di vini naturali, Davide. Poi si trovano da Chiere, che è una pizzeria, panificio in zona Viale Dante di Piacenza. Poi si trovano a Rabarbaro, che è un ristorante di ragazzi giovani molto bravi in zona Piazza Cittadella. Si trovano in Valtrebbia, in un'enoteca in Valtrebbia, da Faccini a Castellarquato, che è uno storico ristorante piacentino, e poi forse in qualche altra posta, ma non mi ricordo. In questo momento. Sono ottimi suggerimenti e anche direi locali molto in linea con le tue scelte, perché sia Chiere che Rabarbaro hanno una filosofia di cibo, una filosofia alimentare molto specifica, sempre sul naturale, sulla stagionalità. Siamo sempre nel campo del naturale, ecco. Simo, io quasi quasi direi, visto che la linea è un po' continua faticosa ad andare, stasera. Sì, esatto, è faticosa. Non so se avevi dei suggerimenti, se avevi qualcosa da dire anche rispetto che avevi tenuto lì, indipendentemente da Gianmaria, che adesso magari ripigliamo, rispetto a questa serata, vigneti, violini e musica. Se avevi ancora qualcosa per concludere, lascio a te la parola. Ma no, guarda, mi è piaciuta molto tutta l'intervista con Gianmaria, perché è stato molto interessante e mi sento sicuramente molto più arricchita anche stasera di novità e di curiosità che mi hanno dato tanto. Quindi no, non vorrei rovinare niente di quello che è dell'atmosfera piacevole che si è creata. Noi ringraziamo Gianmaria Lodigiani, che adesso se ne va, ma insomma è riuscito a darci veramente una grande idea di come con la volontà poi si possa costruire. Una persona molto solare, molto semplice, ma molto determinata, bellissimo, che ama proprio mischiare queste connessioni che tu con Food Sounds Good, insomma, cerchi sempre di farci, di raccontarci, con degli ospiti che conosci, che hai conosciuto sia per magari tua passione, ma anche proprio quello che è il tuo lavoro. Quindi grazie alla dottoressa Benedetta Callegari per questo appuntamento. Ci vediamo con l'appuntamento di dicembre. Sorpresa, poi ci saprà dire, vuoi dire qualcosa? Ma che la data sarà il 6, giusto? Me l'avevi confermato. 6 dicembre. Sull'ospite sono in trattativa, perché è periodo natalizio, quindi c'è dell'impegno, ma ho nella manica alcune chicche che mi ispirano tantissimo. Sì. Adesso non... Quindi sarà interessante sicuramente, non diciamo niente, un dicembre interessante con Food Sounds Good, lo iniziamo così. 6 dicembre, sì. 18:30 sempre, Vi aspettiamo per sapere poi, per scoprire questo ospite, chi sarà. Grazie, grazie Benedetta. Volevo provare ad aspettare ancora Gianmaria, ma non sta arrivando. Volevo farlo salutare. Sì, no, non sta arrivando. Comunque Gianmaria, se ci sentirai, ci rivediamo sicuramente, se hai occasione e farai questo evento, per raccontare di questo vino rosso. Magari ci ritorniamo. Cosa dici? Eccolo qua, magari lo salutiamo se riusciamo, glielo diciamo. Ciao Gianmaria, ci senti? Noi ti stavamo salutando anche a distanza. Grazie mille per la passione che hai trasmesso. Ma tranquillo, sono i rischi del mestiere. Venite a trovarmi, è l'unica cosa che posso dire a questo punto. Sicuramente. Tra un concerto e l'altro arriveremo. Lo Svinato su Instagram, trovate Gianmaria e a me, Simona Tonini di Radio Raccontiamoci, la dottoressa Benedetta, il 6 dicembre ancora qua con un appuntamento nuovo, una sorpresa. Grazie mille a tutti e buona serata, e stasera
cin cin con un bicchierino di vino bianco non fa male. Festeggiate. Ciao a tutti, buona serata. Grazie, buona serata.